Ciao a tutti, bacioni enormi dalla vostra Nika. Allora, altro video in collaborazione con Sbabam, che ringrazio tantissimo, non ci sono i miei figli perché sono a scuola. Allora, Sbabam, lo dico io, e ci ha mandato appunto degli altri, vi faccio vedere, Doki Doki Squishy Kawaii Edition, che sono meravigliosi, bellissimi, bellissimi, ripresa lentissima, squisciateli tutti, sbabam, super soft, antistress. Adesso, bando alle ciance, vi faccio vedere il book che trovate sempre in edicola, appunto questi sono gli squishy di questa altra collezione. Qua c'è sempre sulle storielline da poter leggere, divertirvi, i giochi da fare insieme ai vostri amici, vedete, trova le differenze, insomma tante belle cosine ci sono sempre da fare su questo book, molto divertenti per i bambini, stupende. E adesso vi faccio vedere subito le bustine come si presentano. Sono queste Doki Doki Squishy Kawaii Edition, dolci morbidi kawaii antistress, e questi costano 4,99 euro l'uno. Li trovate in edicola alla bustina, 4,99 euro l'uno. Allora, adesso, prima di tutto, aspettate, qua dovrebbero essere, vediamo se c'è, quanti dovrebbero essere, 2, 4, 6, 8 credo, e c'è Miss Kitty Cream, Uvetto Pinny, Piperito Squid, Fragolina Ragon, Limonella Bunny, poi Volpirillo Prime, che bei nomi però, poi Nocciolino Teddy e MQ Cioccolata Tiger, ma bellissimo. Allora, andiamo subito a aprirli. Allora, me ne hanno mandati tanti, sono 2, 4, 6, 8. Adesso andiamo a aprirli tutti. Allora, partiamo con il primo perché sono curiosissima. No, è proprio l'ultimo che avevo letto. Allora, abbiamo trovato Cioco Tiger, bellissimo, no, guardate quanto è bello. Ma che buccia sei! Ah, che profumo vaniglioso, cioccolatoso, vaniglioso. E beh, dai, la ripresa non è proprio così. Hai qualcosina, che bello che è. Allora, il primo è lui, no, sono troppo curiosi questi qua, impazzisco. Mia figlia poi quando arriva a casa trova una sorpresa. Lei diventa matta. Allora, questo che abbiamo trovato, allora è, avete qui dietro comunque, avete questa checklist così, dove appunto dentro in ogni busta c'è questo, dove vi parla di lui, che vi dice: sono nato il 27 ottobre, il mio dolce preferito è il muffin al cioccolato, il mio nome è Mister, scusate, Choco Tiger, sono un tigrotto forte e coraggioso, non ho paura di nulla e sono spericolato, wow. Inoltre posso resistere a tutto tranne che a tuffarmi nella vaschetta piena di cioccolato, come buono e soffio, bello, è una vera squisitezza. E niente, lui è Mister Choco Tiger. Poi adesso è Volpirillo Prince, abbiamo trovato, che è nato il 10 maggio, suo dolce preferito è il muffin al mirtillo, e qua comunque c'è sempre su tutte appunto le sue descrizioni. Adesso andiamo a vedere anche lui quanto è puccio, guardate che carino, proviamo anche lui. E questa è già la ripresa un po' più lenta di Choco Tiger. Andiamo a aprire anche il terzo e vediamo cosa abbiamo. Abbiamo trovato Uvetto Pinny, bellissimo. Allora, aspettate, è il pinguino, ma quanto è bello. Allora vediamo, anche questo quanto è carino, guardate che musetto con occhietti kawaii che ha, bellissimo, sono troppo carini. E questo, vabbè, anche qua c'è scritto appunto è nato il 29 settembre, tra pochi giorni, il gelato, il gusto d'uva e tutte le sue appunto descrizioni. Andiamo a aprire il quarto, vediamo. E abbiamo trovato Limonella Bunny, anche lei è nata il 13 marzo, qua c'è su tutte appunto gelato al limone, limonella, gelato al limone, certo. E anche lei, che carina, che sembra sia una coniglietta, perché c'è l'orecchiotta della coniglietta. Dai, sono fatti bene, carini, belli piccolini, poi... Ah, mio figlio diventa matto. Già, c'è una collezione enorme, questi poi li aggiunge dentro tutti. Allora, qua, Piperito Squid, e lui ha la mela verde, gli piace il gelato, il suo gelato, il suo dolce preferito è il gelato alla mela verde, è nato il 2 aprile. E poi sì, vabbè, in parte c'è scritto appunto quello che fanno, il mio nome è Piperito Squid, sono uno scoiattolo pasticcione e tutto quello che gli piace fare. E vediamo anche questo,
carino che è. Anche questo qua. Che carini, veramente. Allora, abbiamo gli ultimi tre. Ah, per adesso neanche un doppio, dai. È andata proprio bene. Ma che carino, anche questo qua è i miei colori preferiti. Allora, questo è Miss Kitty Cream. È il suo dolce preferito, è il gelato alla crema. Sono tutti messi nelle vaschettine di gelato, questi animaletti stupendi. E niente, 4 agosto. Adesso andiamo a vedere anche lei. La squisciamo, guardate quanto è bella lei. E lei sì, è una gattina. Il mio nome è sì, Kitty Cream. Una gattina molto simpatica, giocherellona. Bellissimo. Sono proprio belli anche questi da collezionare, guardate quanto sono belli. Poi hanno un profumo buonissimo, vaniglioso, buono. Tutti uguali, profumano però, hanno un odore buono che non dà fastidio perché è assolutamente buono. Andiamo a aprire il penultimo e vediamo. Abbiamo trovato Fragolina Raccoon. Allora, lei è una procciona che ama i dolcetti, Muffin alla fragola è il suo dolce preferito e è nata il 10 dicembre, guardate che carina che è. E guardatela, ma quanto è bella! Le guardate gli occhioni kawaii! Ciao! Che bellissima! E squisciamo anche lei. E dai, hanno la ripresa lenta! Bello, bello, mi piacciono! Allora, l'ultimo, e poi devo mettergli assolutamente sulla scrivania di mia figlia, che quando viene a casa diventerà come minimo matta. Allora, dai, neanche un doppio, bello! Vediamo, lei è Nocciolino Teddy. Oh, quanto è puccio Nocciolino! E allora, sono un orsetto birichino, mi piace fare gli scherzi ai miei amici e poi ridere a crepapelle con Cocorino. Peccato però che l'ultima volta l'abbiano fatto a me. E beh, se chi la fa, l'aspetti dopo, eh. Sono nato il 22 febbraio, il mio dolce preferito è il gelato alla nocciola. Beh, sì, infatti, Nocciolino Teddy. Guardate quanto è bello. Troppo, troppo belli, davvero sono fatti bene, sono proprio pucciosi, kawaii, bellissimi, niente da dire. Niente, io ringrazio Sbabam, vi ricordo che li trovate a 4,99 € in edicola e niente, buona collezione a tutti, ciao dalla Nika, al prossimo video, bacioni, ciao!